Buonasera ragazzi, allora intanto mi verrebbe da levarmi qualche sassolino dalle scarpe. Bonucci, senza Bonucci abbiamo preso 4 gol giustamente. Poi, come dicevamo, Yukinoshi nei momenti che contavano, Dani Alves faceva, secondo me, il Dani Alves, oggi a parte il gol, quello che è entrato, insomma, quello che ha giocato ha fatto bene. E oggi devo dire che tra l'altro, a parte il 2-0, devo dire che mi sono parecchio incazzato perché il Porto è rimasto in 10 contro 11, giustamente, non, cioè, erano nette tutte e due le ammonizioni, è stato coglione quello del Porto, Telles se non mi sbaglio, anche lui se n'è accorto perché poi si era un po' disperato in panchina. Tra l'altro all'inizio del secondo tempo c'è stato un gol regolarissimo annullato a Dybala, vabbè, lasciando questo che vabbè, gli arbitri, tutto il mondo è paese diciamo, però comunque veramente gli arbitri internazionali sono davvero una cosa scadente, perché fanno una cosa buona che è buttare fuori Telles e poi ne sbagliano 10. Vabbè, lasciando questo. Quello che mi ha dato fastidio è che si temporeggiava troppo, i movimenti non c'erano nel primo tempo, soprattutto una lentezza nei passaggi, quello che temevo io, che in Italia te lo consentono, e oggi diciamo che il Porto ha giocato all'italiana e ci è andata bene, perché diciamo, il Porto si è chiuso dietro, soprattutto dopo l'inferiorità numerica, ma anche prima che rimanessero in 10. Insomma, la Juventus comunque stava gestendo la partita, ha avuto anche le sue occasioni in 11 contro 11. Quindi la Juventus ha avuto le occasioni non giocando benissimo, perché non abbiamo giocato benissimo. Abbiamo giocato all'italiana e non all'europea. E i passaggi, ripeto, passaggi lenti, movimenti lenti. Quelli che mi hanno deluso di più sono Higuain e Dybala. Higuain deve capire che in Europa, al primo stop ha già due giocatori addosso, quindi fregatene, tira, piuttosto lascia che la pari il portiere, però concretizziamo, cioè arriviamo alla conclusione almeno. Dybala invece molte volte quando ha avuto la palla per creare superiorità numerica, cosa faceva? La passava a Cuadrado. Molte volte queste cose che quando si poteva creare superiorità numerica se la passava orizzontalmente. Detto questo, la partita è stata decisa da Allegri, cioè Allegri l'ha vinta oggi. È entrato Piazza, ha fatto gol su cazzata loro, però ad esempio Piazza ha fatto il movimento che Cuadrado non ha fatto, perché molte volte se guardate, se notate bene, nel primo tempo hanno sbagliato loro degli interventi, degli stop, che la palla è arrivata al limite dell'area e non c'era nessuno a concretizzare perché eravamo troppo distanti, Cuadrado era fisso nel suo ruolo senza fare movimenti orizzontali. Piazza invece ha visto Dybala che la passava, lui ha tagliato in mezzo, gli è arrivata la palla e ha fatto un bel gol perché l'ha tenuta davvero bassa. Sono davvero contento per lui che il primo gol l'abbia trovato poi in una partita di certo non di merda, importantissima. E l'altro è Dani Alves. Dani Alves dopo l'infortunio è tornato al gol ed è un gol molto pesante anche questo. Si poteva fare anche 3-0, però va bene così. 2-0 in casa del Porto non era per niente facile a mio avviso. E diciamo che abbiamo un 60, lasciando perdere la scaramanzia, un 60% di piede, sì, di qualificazione in tasca, ok? Non dobbiamo fare cazzate al ritorno, perché quello che mi fa paura di questa squadra è i cali di concentrazione. I cali di concentrazione quando pensano di essere arrivati, di aver raggiunto l'obiettivo, molte volte prendiamo l'inculata. E questo non deve esserci. Quello che mi auspico, ecco, per il ritorno è gestire ma non troppo, cioè se tu hai la possibilità giochi in casa tua, quindi domini la partita e cerchi di fare i gol subito, così chiudi definitivamente praticamente ogni speranza per il Porto di riaprire il discorso qualificazione e basta. Questo mi aspetto al ritorno. Detto questo, io ripeto, una partita che si è sbloccata dopo il gol di Piazza, che ci abbiamo creduto di più, probabilmente perché sapete quando non trovate il gol, cioè non si trova il gol, poi diventa difficile, diciamo, perdi un po' di autostima, ecco. Poi hai trovato il primo gol, hai fatto il secondo e hai sfiorato anche il terzo, quindi forse è stata, bisognava sbloccarsi, ecco, in questi ottavi di finale. Piazza, ripeto, sono contento che abbia segnato lui, ripeto, il coglione Allegri, questo e l'altro, oggi l'ha decisa lui. C'è da migliorare molto, però, comunque, sui movimenti e sulla velocità del possesso palla, perché fino ad ora siamo troppo lenti e troppo prevedibili in certe situazioni. Ho visto che nello stretto, quando abbiamo accelerato con Dybala, Higuain, Pjanic, andavano in confusione. Dobbiamo farlo più spesso perché così
soprattutto più avanti contro grandi squadre, puoi tentare di eliminarle e di batterle. Se no, se sei troppo prevedibile, è inutile neanche presentarsi. Questo è quanto, ragazzi, vi auguro buona serata e sempre fino alla fine. Forza Juventus!